Pupo, vado distante dall'analisi se parlo intanto che è stata una partita dove Sassuolo è stato soprattutto contratto. Ma io dico, no, direi di no, forse un po' all'inizio del primo set. Per il resto è stata una partita per tutte e due sulle montagne russe, cioè un set andavano loro, poi il set dopo andavamo noi e così via. Purtroppo il quinto set loro hanno fatto meglio alcune cose dall'inizio e se la sono meritata, tutto qua, ma sapevamo che era una partita molto, sarebbe stata una partita molto intensa, niente da dire, cioè abbiamo giocato contro quella che era la seconda e la terza in classifica, perciò ci sta che ci fossero delle difficoltà, a tratti ne le abbiamo messi loro in difficoltà e a tratti ce l'hanno messo loro ce l'hanno messe bene nel momento importante, nel quinto set. Diciamo che ci siamo divisi la posta e avanti così. Questo non pregiudica la classifica che resta praticamente immutata, anche se so che tu ci guardi poco. Sì, ci guardo molto poco perché mancano tante partite ancora. Quello che dobbiamo fare attenzione noi è cercare di interpretare meglio le situazioni tecniche che dipendono da noi. A volte ci riusciamo di più, a volte ci riusciamo di meno, perciò i discorsi sulla classifica li faremo alla fine. È ancora lunga, la lotta sarà molto molto gomito a gomito con altre squadre. Noi abbiamo ancora da incontrare da qui fino alla fine tutte quelle della prima metà classifica, perciò saranno tutte lotte tremende. Diciamo che adesso bisogna conservare nel periodo della sosta, conservare un po' la concentrazione. Ma questo sempre, adesso nel periodo della sosta vedremo di riprendere a fare un pochino di lavoro fisico e lavorare su quelli che sono alcuni aspetti tecnici e tattici che magari ci sono un po' mancati.